Bentornati sul canale di Prime Video Italia, noi siamo Space Valley ed eccoci in una nuova puntata di... In pentola! Non mi ricordavo il nome del format. In pentola. È che non ci sono pentole, non mi viene subito in mente. In pentola! Rivenenzia a tutta la valle spaziale. In questo episodio di In pentola faremo un bel salto con l'asta. No. Futuro. Nel futuro, perché questo episodio è dedicato a Ritorno al futuro, dove fanno un salto nel tempo. Cosa faremo oggi? Quest'oggi andremo nel futuro, andremo precisamente nel 2042. Come dice già il nostro flusso canalizzatore, ma cosa faremo nel futuro? Troveremo delle ricette del futuro, ovvero cercheremo dei cibi che nel futuro non faranno altro che essere cibi del futuro. Come si mangerà nel futuro? Lo scopriremo. Devi attivarlo. Cosa devo fare? Devo premere qualcosa qui? C'è un interruttore. Interruttori. Pinno. Sì. E se lo rompo, non ci andiamo più nel futuro. Prova. Vado? Vai. Ah. Wow! Benvenuti nel 2042. Sei stupendo. Grazie mille. Però, come potete ben notare, quest'oggi non è con noi il caro Nelson. Vai! Finalmente! Ma d'altronde aveva detto che a 27 anni avrebbe tirato il cuoio, anche se quando abbiamo fatto il balzo del tempo aveva già 28 anni. Però abbiamo insieme a noi una fantastica cornice che ci ricorda i momenti più felici del nostro caro e amato Venceslai. Puoi venire su adesso. Wow, che sballo il futuro! Wow, c'è anche Nelson! Wow, ma non siamo qui per pronosticare morti di Nelson, bensì... No, Nelson, no, rimettetevi. Perfetto, grazie. Sì, perché lui, no, io sì. Non lo so, è strano, Nelson. C'è sto strano? Cioè, no, no. Un botto. Sei mega malvagio. Mossi dallo spirito di Ritorno al futuro, ci siamo catapultati. In che anno eravamo prima? 2022. Confermo. E siamo pronti, quindi, a cucinare delle ricette futuristiche. Io intanto vorrei capire una cosa. Perché io sono completamente glabro e Cesare i baffetti? No, i baffi li potevi tenere anche te. Sì. No, mi hanno detto di no. Ah. Nel futuro non ci so... Cosa hai fatto? Oddio, cosa sto facendo? Bravo, controlla. Sono glabro anche lì sotto! Allora, dobbiamo preparare dei piatti immaginandoceli nel futuro. Ma che cos'è questo oggetto? Secondo me è un coso per scoppiare i brufoli. Bene, mettiamoci in fornelli, direi. Cosa andiamo a creare come prima cosa? Preparazione! Allora... Posso fare una domanda? No. Siamo tutti pelati o siamo noi che... Siamo anche noi pelati. Tutta l'umanità è pelata. Tutta l'umanità. E glabro. Solo lui ha i baffetti. Però cosa andremo a fare in questo momento? Facciamo una barretta, perché così fa alla foca e va plausibile. Ma è comodo, comodissimo. Risotto ai funghi in barretta. È geniale. Tonno e Frank. Sì. Dateci una mano. Qual è il primo passaggio che dobbiamo fare? È una barretta di riso. E quindi prendo il riso. Bravissimo. Bravo. Nelson, quelli sono dei fornelli a induzione. Ho messo 7-8 questo fornello. Non si mette a freddo il riso? Mai fatto il riso. Ma chi l'ha mai fatto il risotto? Ma dai, non è vero. Lo metto a freddo? No, mi dicono di no. Quindi aspettiamo che l'acqua bolla. Possiamo fare qualcosa? Esatto, mentre? Se vuoi, visto che dobbiamo fare questa barretta anche col cioccolato, sì, potreste iniziare a scioglierlo. Qui? Sì. A bagnomaria? Esatto. Allora, metto a pezzi? Tutto? Vai in metà, dai. Ah, magari Nelson accendi l'acqua per fare il bagnomaria, perché sennò... Non vedo niente con questi occhiali, comunque. Li puoi togliere, su. Pesissimo. No, rimetti, oh, Nelson, rimetti subito. E beh, abbiamo messo il cioccolato a bagnarsi stile Maria. Cosa possiamo fare ancora? Facciamo un clister a Nelson. Mettiti prono. Non serve sta pompetta? È per le caccole. Per le caccole. Voi non vi facevate le perette da bambini? Sembra un bambino tristissimo. Ma il cioccolato si sta squagliando. Aggiungiamo l'acqua. Ma serve un botto d'acqua però. Ops. È entrata dentro? Tu l'hai già fatto 8 volte, sto errore. Stavo cercando un mestolo di legno, ma in questo futuro è tutto di ferro. Usa la pipetta. Sei proprio Paolo Brosio, comunque. Però aveva i baffi Paolo Brosio. Io sono Paolo Brosio, infatti. Io mi sento Bisio. No. Guarda qua che bel cioccolato. Perché è sciolto e di un altro colore? Perché è da temperare. Cioè? In teoria quando temperi il cioccolato cambia colore. Qui possiamo buttare. Possiamo buttare il riso. E... op. Wow! Sono molto più rigido con 20 anni sulle terga. Dopo aver messo il riso, cosa facciamo? Metti un timer, 10 minuti. Imposta un timer di 10 minuti. Chi? Andremo ad occhio. Cioè? Sembra cotto? Ah, mi si è attaccato l'occhiale alla calotta. No. Ma guarda che quel cioccolato ormai è sciolto, eh. Però sai che forse è poco. Forse nel futuro so cucinare. A me non mi pare. Non credo. Anche a me mi pare. Forse potevamo sciacquarlo per togliere un pochino d'amido. Cos'è l'amido? Ma andiamo avanti. Qui quanto manca? Secondo me è poco. Quanto ci mette il riso? Nelson è dentro da 5 minuti. Vuoi che senta? Penso. Vai, senti.
È duro. Se vuoi, Nelson, puoi aggiungere il miele al cioccolato. Tutto? Tu versa. Versa? Che miele è, Nelson? Mille fiori. Vabbè, assaggialo prima di dirlo, no? Questa è la skill culinaria più alta di Nelson. Stai così altri 10 minuti? Vuoi assaggiarlo, Nelson? Vuoi che li chiami insieme? No. Beh, nel futuro potremmo essere una coppia. È vero. Strabuono. Puoi spippettare il riso? Volevo prendere dell'acqua di cottura e spruzzartela. Fai sulla pelata. Posso stenarti la pelata? No, dai. No. Ma se io ti facessi un clistere pieno non, di... Non è, tra l'altro, non è idrorepellente, non è... Mi sto ostinando, sta bollendo troppo qua. Troppe cose. No, no, troppo. Sono andato in overload. Ah! Brucia un bozzo. Sta collassando una sopracciglia. Ah! Mi sto bruciando. Perché non sabotiamo tutto e facciamo un porridge? Ma il coltello che abbiamo lì davanti è per accoltellarci a un certo punto oppure per tagliare qualcosa? A vostra qualcosa? Discrezione. Mettilo in mano a Nelson. Pensi un attimo a prendere in mano il coltello, toglierti l'occhiale. Sembra veramente pazzo. No, no, no. Accoltelliamo il riso. No, no. Scoliamo il riso. Sì, dove? Sai chi sembriamo? Chi? Che cos'è? Quello dei reparti del meme. Ah. Dove lo scoliamo il riso? Per... Cosa ho urtato qua sotto? L'hai toccato. Ma lo tirate fuori il riso, lo pescate. Cesare, no, no. Lo mettiamo qui? Colandolo. Sì, lo peschi. 3 kg di riso. Sì. Guarda, probabilmente già basta, eh. Mi sto uscinando la mano. Basta? A posto, dai. Prossimo step. Versa il cioccolato col mio. Vado, eh? Sì. Come i veri maître. Maître cioccolatier. Esistono ancora i maître cioccolatier? No, completamente estinti. Anzi, è rimasto solo Nelson. Mi fai ridere. Ti fai un cucchiaio. No, no. Comunque, Cesi, secondo me Nelson è uno di quei personaggi strani che tutto il giorno insegue i droni chiedendosi dove... È una specie di complottista del futuro. Esatto. Magari mescolate, iniziate mescolare. È già solito. No, 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 mescola, veloce. Ha già fatto un castrone. Buonissimo l'odore, eh? C'è troppo riso. Prossimo step. Ora funghi. Funghi, dove? Ma dove sono i funghi? Perché non funghi? Funghi. 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 Ti alzi. Cosa stai facendo? Sei sta mangiando. Ma se sta mangiando. No. Ci ho fatto un lungo viaggio io. Più candido e il più puro di tutti. Sei diventato un predone. Perché tu sei così diverso? Da noi. Sono un fungariano, pochettino. Vieni da un altro futuro. Sì. Nel nostro futuro non esistono i funghi e quindi ce li hai portati tu dal tuo futuro. Ma tu come fai a sapere tutte perché queste cose? Perché non lo stai spiegando. Sono i miei funghi questi. Posso prenderli? No. Posso prendere uno? Sì. Fanno odore di pannolino. Nick, il tuo universo com'è? È pieno di funghi. Buoni questi funghi comunque. Come torno io? No, puoi andare. Ok. Ma lo teniamo qui? Cercando il pavimento. Sono tornato. Allora tu devi andare via. Cioè calcola che devi andare via. E basta. Pronto? Va bene, devo andare, scusa. Torniamo alle nostre barrette. Abbiamo funghi freschi e funghi secchi direttamente dal futuro dei funghi, a quanto pare. Esatto. Puzzano. Allora buttiamoli dentro al nostro preparato. Mettete quelli secchi. Quelli secchi dovete mettere. Quelli secchi li mettiamo secchi. Dentro? Esatto. Secchi. Così? O li spezzetto? Bravo, Ness, ma un bravissimo. No, devastante. Ma fatto? Una volta messi questi, sanno veramente di farina di grilli. Mescolo. Mescola, mescola. Dopodiché? Va bene, fai metà magari. Metà, metà. Tu. Stendere tutto sulla teglia che dovresti avere da qualche parte. Pla, ecco la teglia. Cioè tu me lo butti qui, io lo prendo a schiaffi finché non si appiattisce. Verso preparato, vado. Vai. Pianino, Ma dobbiamo far tipo il salamone al cioccolato? Sta facendo solo una montagna. Ma poi in realtà, sentito così, sì. Fa veramente una gran puzza. No, dai. Sembra un risotto con le cozze marci. Come la gestisco questa montagna lo di riso? Forse il pergolato serve a potrebbe essere. Cos'è la roba? Che dici? Ah, oh, guarda che non funziona male. È lo strumento sbagliato. Lui non sta capendo che questa soluzione questo va bene, secondo me. Basta. Sei direi contento? Basta. Okay. Manca la guarnizione. Che sbatta il futuro. Ma perché mi metti le scorreggine di champignon? Con questi occhiali ammetto di non vedere niente. Che dici? Vai, prova a passare. Un po' di miele? Un po' di olio. Sto gocciando acqua in questo momento. Questo è il futuro che voglio. Direi che possiamo andare a riporla nel nostro frigo e a riprenderla fuori tra un po' per assaggiarla. Assaggiamo. Posso dire che temevo sarebbe venuto molto peggio. È un bel barrettone. Deve attraversare una prova fondamentale, ovvero quella del coltello. Ah, io intanto la taglierei a metà. Che sembra figo molto. Ah, fai un barrettone. Bello, bello grande. Tipo un salamone al cioccolato, eh. Dobbiamo già avere la nostra barretta. E la la. No, non è. No, non è bellissimo. Non è proprio fantastico. Visto di meglio, però non lo diciamo. Perché... Hai presente il futurismo? No, zero. La corrente è presente? Sì, che però è nel passato. Telefono. Mi taglio un'altra fetta. Così? Vai. Ok. È fredda, 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 fredda. Però non è brutta, guarda la texture del riso tagliato. Sembra una di quelle cose sane e cattive. Il profumo è super fungoso mischiato al cioccolato fondente. Assaggiamo?
abominevole. No. Stai scarafaggio per te? Assomiglia alle blatte che avevamo mangiato tempo fa. Leggermente cioccolatose. Nel futuro è obsoleto sputare il cibo. Posso esatto. dire che vorrei un terzo parere perché non mi fido di voi. Ma oddio! Oh là là! Fammi sentire i miei funghi. Mangia questa, dai. Tomosino. Che schifo. No. Posso dire che è super fresca? Che buono odore di La cosa funghi. Terribile è la consistenza del fungo, Nick. È morbida ma gommosa dentro. Si sentono i porcini, i champignon. Devo dire che non è assolutamente malvagia, Nelson. È un po' per un profumaio. Diciamola che grazie. È tristissima. Ah, ciao. Ciao. Cos'è? C'è la scala per l'universo. Io la promuovo ampiamente. Per me è un grande problema di consistenza. Quindi? No. Sì. Prima di passare alla prossima ricetta, la pubblicità. Non avete tempo per mangiare e volete avere il vostro piatto preferito sempre con voi? La barretta del food. Ah, stavi aspettando. Sì. No, continuiamo, riprendiamo. Scusa, sì. Compratela! Io ho molta paura. E di cosa? Delle verdure? Anche, ma non intendevo le verdure, intendevo di questa seconda ricetta dove andremo a condensare un pasto completo all'interno di un frappè. Risparmio di tempo. Sì. Totale. Cioè, mi sono dimenticato gli occhiali, mi sento privo di qualcosa. Come partiamo? Cioè, non dovete fare assolutamente nulla se non buttare tutto dentro. E basta? C'è una zucchina e un cetriolo, sono tutte e due zucchine. Prova a assaggiarlo. Sono cetriolo. Questo è un cetriolo. È una zucchina, cazzo. Abbiamo la pasta scondita, ma abbiamo anche gli ingredienti per comporre ipoteticamente il pesto. Il pesto, no. Io ho paura per il frullatore Nelson. Ovvero? Che si trancia. Eh no, è vero, stai attento, Nelson. Ah, comunque frappè vegano, eh. Ah, è tofu. Pensavo fosse stracchino. È il pan di Spagna. O tu hai rotti c***o. Ma questo... Che cos'è effettivamente? Come per le uova? Le metti qui e poi fai. E parte. Si è rotto. No. Partiamo dal pesto. Come si fa il pesto? Adesso qui vediamo se Nelson. Basilico. Bravissimo. Ricordati che dobbiamo mettere 24 alimenti dentro il frullatore. Pensavo fossero porzioni calcolate. Pinoli. Basta. Sale. Pissichino. Olio. Bravo, perché te l'ho toccato, l'hai visto. Sedano. Tu sei serio? L'ho visto. E mettilo dentro allora. Quando nei ristoranti trovate un capello, quello è unto, arricchisce il piatto, che è una meraviglia. La pasta? Ma non vuoi provare a fare il pesto? No, prima vai col pesto. L'aglio. Esattamente. Questo non spremi aglio? Sai cos'è la nivella dell'aglio? Lo spirito. Flop. Dai, ma con la buccia. Adesso mettiamo la pasta. No, sto accendendo il fornello. Ricordiamo, Nelson non ha mai attivato un frullatore. Secondo me si schiocchi le dita pare. aspetta. Altro olio, apri, bro. Apri. Botto di olio. Il grasso non esiste. Quanto ne metti? Forza, fallo pulsare. Bellissimo. No. Lo sta per fare. Devo scuoterlo. Vai. Tipo un ciclone. Cosa, perché usi cosa premiere? Ha detto che non esistono più i cucchiai. Raga, è pesto. Facciamo il secondo. Tofu, mezza zucchina, mezza carota e un gambo di sedano. Le. Basta? Sì. Poi mettiamo un sedano. Così? Non spezzi un po' di più? No, vai. Mezza zucchina. Cipolla come si taglia? Mezza carota. Vai poco. Toma, bello. Sì, un po' di olietto, ma è un po' di olietto. Tocco di salute. Siamo pronti? Sì. Vai. Devi spegnere tu, Tira vuoto. No, ma non così. Come on! Dai! Frulla! Spingi giù. Apri la finestra. Paurissima. Va a girarlo. È il momento. Mettiamo il pan di Spagna intanto, il secondo. No, aspetta, aggiungere quello, non si muove e più. E il pan di Spagna è tre. No, fra. Uno, due. Sta ingolfando. E poi ci mettiamo il caffè. Oh, sì. Non fa un c***o. Spingi. Si smuove. Guarda. Bang. Che è sto rumore? Metti un po' di sale. Sta bruciando il motore, sale. Credo. L'odore di bruciato. C'è puzza di... Però almeno finalmente siamo riusciti ad ottenere il colore e la consistenza del vomito dilattante. Fammi vedere, shaker un po'. Top. Il problema è che è un frappè a cui manca l'ingrediente più fondamentale. Il latte. Esatto, latte. Che forse nel vostro futuro non fanno. Quindi nel nostro futuro non c'è il latte. Ma che cazzo. Ma cosa mi stai offrendo? Non capisco, è il tuo latte che hai munto da Ma te stesso non è latte, stamattina. Questo è gelato. È panna, cos'è? Il fior di latte. Il latte, scusa, ci stiamo parlando di latte da un'ora. Dov'è il latte, T-Rex? Un po' di problemi di deambulazione questo T-Rex. Ma perché era per terra questo latte? Ciao T-Rex. Puoi già andartene. Può già tornare nel suo universo, ci sta. Tenta la coda, Buttiamo tutto dentro. Ottimo cameo. Un po' di liquidità. Questo è latte di tonno. Abbiamo il coso per le palline gelate. Posso farlo io? Non l'ho mai fatto. Cosa devo fare? Così? Sì. Poi lo piglio su. Bellissimo. Vai, stacca. Oddio. Oh, c'è roba questa. Non va più. Si sta ribellando. Vai tu. Sono veramente una band.
Cosa facciamo? Vogliamo provare ad assaggiarlo e sentiamo di cosa manca? Fai tu, non voglio spoilerarmelo. Di cosa deficita? Sto per sboccare. No, no. Quindi è perfetto. Andiamo a riporlo un po' in frigo e passiamo all'assaggio. Assaggiamo. Lo stomaco un po' in subbuglietto, Ho molta paura perché questo fa una gran puzza. Però colore bellissimo. Sì. Di aringa affumicata con un po' d'aglio e basilico. Ma sai che potrebbe non essere male? Che famo? Versamo? Vai. Come si dice a Roma, che purtroppo non esiste, non esiste più. No, ma si riesce a versare? Io ho paura che il coperchio si apra all'improvviso. No, mettere il lato giusto. Ah, esatto, forse l'ha chiuso male. No, devi ruotare. Per leggere, l'anello, ruotare. Sono passati 20 anni, ma rimangono stupidi. Vabbè, vado, Vai, vai. Ti terrò. Di che sono? Ai pezzettoni. Credo sia la cipolla. Sono dei pezzettoni, intanto si sente qualche ulala. Beh, che dire, lo finiamo, no? Sì, sì, sì. Questo è veramente un pasto molto nutriente, molto completo anche. Cheers. Gli occhiali non te li puoi mettere. Grazie. Perché non ti piacciono? Ma fai schifo. Dai, beviamo questa roba. Non viene su dalla cannuccia addirittura. No, calma, no, con calma. Perché sa di fagioli? L'aglio è super presente. Però il sapore è quello del borlotto. Veramente aglioso. Poi mastichi fibre. Però non è malvagio. Non è malvagio, pensavo molto peggio. Sa un po' di pesto, chiaramente, è il sapore più forte. Però il gelato e il latte vanno ad addolcire molto. È come se fosse molto formaggioso in un certo senso. Vero pasto completo, puro carburante. Se ne beve un altro sorso, però vomito. Sì. Quindi è buono? È buono. È buono, questo. Questo è. Taglia corto. Bevibile. Pubblicità. Piattone unicone bibitone. È buonissimo, è fantastico, straveloce, non c'hai tempo, lo prendi, lo bevi, sei soddisfatto. Sono molto deluso dal fatto che ci siano ancora i numeri di telefono nel futuro. Speravo non ci fossero più e si potesse ordinare le cose online. Invece no, chiamate il numero di sovrimpressione. È bello il futuro. Bellissimo, bello il futuro, che viaggio stupendo. Ci vivresti? No, torno indietro adesso. Mi raccomando, a proposito di futuro, se non avete ancora visto Ritorno al futuro o avete bisogno di una rinfrescata di memoria, quindi di un rewatch, lo trovate su Prime Video. Cosa che io farò. A proposito sempre di futuro, commentate il video qui sotto scrivendo secondo voi qual è la cosa che per forza ci sarà nel futuro. Il cambiamento più grosso, tipo scarpe che si allacciano o l'assenza di peluria. Non ho capito se avete i capezzoli nel È vero futuro. Lo capezzoli. Scoprite solo nel prossimo video di In Pentola. Grazie per averlo visto, ci vediamo in pentola il prossimo mese più o meno. Lasciate un bel mi piace e arrivederci.